La storia d'amore tra la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi per molti rappresenta una moderna favola. Mai nessuna ombra sul loro rapporto, mai nessuna crisi seria al punto da compromettere i sentimenti, mai nessun pettegolezzo sulla loro bellissima relazione. I due, che si conoscono da più di 20 anni, solo qualche settimana fa si sono concessi un momento di relax su una spiaggia di Portofino in compagnia degli amatissimi due bimbi Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia, che oggi ha 3 anni. La coppia, come testimoniano le foto pubblicate su Oggi, appare affiata ed innamorata, anche se i fiori d'arancio, al momento, sono ancora ben lontani. In molti si chiedono perché il vicepresidente Mediaset non si sia ancora deciso a chiedere la mano della sua bella. Pier Silvio Berlusconi e il matrimonio con Silvia Toffanin. In questi anni si sono susseguiti innumerevoli rumors sulle nozze tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, addirittura c'è chi ha affermato che i due si siano sposati in gran segreto, notizia ampiamente smentita dai diretti interessati. La realtà è che, come dichiarato da Berlusconi Junior in una recente intervista, il manager sarebbe troppo impegnato con il suo lavoro per poter compiere oggi il grande passo tanto atteso dai numerosi fan della ormai storica coppia. Chi c'era accanto a Pier Silvio prima di Silvia Toffanin? Sembra quasi impossibile pensare oggi a Pier Silvio Berlusconi accanto ad un'altra donna. Da quasi 20 anni è infatti legato alla sua compagna Silvia Toffanin, dal cui legame sono nati due splendidi bimbi. Ma sapete che il vicepresidente di Mediaset è stato fidanzato con un'altra bellissima donna? Si chiama Emanuela Mussida ed è un'ex modella. I due si sono conosciuti giovanissimi, il figlio dell'ex premier aveva solo 21 anni. Dalla loro breve relazione non tutti sanno che è nata una figlia, Lucrezia Vittoria. La ragazza, per scelta di entrambi i genitori, è cresciuta lontana dal gossip. Solo qualche anno fa, era il 2016, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ha beccato i due mentre camminavano insieme tranquilli, svelando dunque la sua identità misteriosa. Lucrezia è una giovane acqua e sapone che preferisce rimanere nell'ombra.